Non potete immaginare l'amarezza che si prova nel dare certe notizie, specialmente per chi ha lavorato per questa città per decenni in maniera indefessa e senza nessun ritorno economico, che ne pensi qualcuno. E abbiamo cercato di essere punto di riferimento della gente, abbiamo cercato di lavorare per questa città, per migliorarla. Abbiamo accompagnato mafiosi all'interno delle Patrie Galere. Abbiamo e siamo stati, soprattutto, quelli che amiamo questo paese e abbiamo cercato la risoluzione a tanti problemi. Dire che oggi si decreta la chiusura del giudice di pace e vedere pure qualche assessore sorridere così in una maniera, sinceramente fa male, ma già ve l'avevamo anticipato che il giudice di pace ci aveva dato già la sentenza. Io vorrei ricordare nel 2015 l'ex sindaco torturato dall'emittente Taleato e da Pino Maniaci, sempre e comunque, sempre, esclusivamente per essere da stimolo, da pungolo a risolvere i problemi della città, ha addirittura per salvare il giudice di pace messo due unità del comune di Partenico all'interno, senza che ci spettava, all'interno degli uffici per farlo continuare. Qualcuno invece ha deciso che stava a chiudere perché forse questi incidenti statali che sapranno sempre quei stessi testimoni, che ormai ovviamente il giudice li conosceva pure, non passavano più certe tante cose che non andavano, e oltre diciamo alle spese, a chi giochi pulite, c'era pure un giudice di pace che era intoppato e chi sapeva chiudere. E che quindi si era, guarda caso, sollevato il problema che addirittura ora c'erano pure le spese per l'adeguamento degli uffici, ma io credo che l'adeguamento degli uffici, al di là di quello che si ci voglia fare dopo, devono necessariamente adeguarsi alle norme di sicurezza. Ma questa è un'altra storia, perché sul piatto oggi hanno messo il costo del personale, il costo di 30.000 euro che ci vogliono per l'adeguamento, e quindi depressione per tutti i paesi, ovviamente cifre insopportabili per i comuni, ma erano cose già, ve l'abbiamo detto, sapeva chi il giudice di pace. A Partenico a questo punto, a Partenico chiude il giudice di pace, a casa di riposo, gli asili nido, l'agenzia delle entrate, un mercato ortofrutticolo, domani vedremo che fine farà. Chiudiamo anche i rapporti con i comuni vicini per manifesta incapacità amministrativa e caratteriale, eppure noi ci facciamo la ricorrenza del giorno della civetta, a Sagra della Cassatedda, romane. Ci facciamo una festicciola con lo Spincionello, i giochi dell'acqua, playtime, come si chiama, festa farina e furca con tanti consiglieri comunali di maggioranza e assessori che, privi di orgoglio e assolutamente sottomessi al padrone. Pensate che ci apriamo pure a chiudere l'acqua alla diga e non la apriamo più, perché? O meno che si pensa è riparare quel problema dell'acqua e della diga, che parliamo del canale Badia, che ancora è già. Allora uno si chiede, ma questa fermezza di questo sindaco, questa determinazione, un ne cucolare con il voto del PUC che ci boccia tutti gli emendamenti dell'opposizione, pur essendocene qualcuno che poteva passare, no, bocciamo tutte cose. E guarda caso, io credo che la provocazione fatta dall'opposizione, dal consigliere Comito, era quella di addirittura andare a proporre emendamenti che erano cifre che aveva promesso in campagna elettorale un sindaco. Cioè, chi vede il consiglio comunale vedrà che poi alla fine che c'è tutto per ridere. Pensate che si chiudono pure i fognatori davanti ai casi Renamici o davanti all'asilo Renamici, perché forse ne esce troppo puzza e ci mettiamo, proprio incoiamo a queste. Ci apriamo a chiudere tutte cose a Partenico. Allora uno si chiede, e io voglio essere smentito, a questo punto, perché attenzione,
Si parlava dell'apertura della casa di riposo, ma è da, è chiusa, non se ne scorre e credo che sia scaduto anche il termine di aver dato provvisoriamente alla Danilo Dolci il locale, ma non se ne parla proprio di raggrappare la casa di riposo, abbiamo, e manco di raggrappare l'asilo, perché sono tutte cose in perdita, qua noi invece abbiamo bisogno, forse a quanto pare di 50.000 euro per stare a la regione siciliana manco ne rette, ora va a bere il gioco, ora va a fare, va a bere questo luogo e tutte queste organizzazioni, le fisticchiette, come la maghiere facendo. Ecco, chiediamo ai cittadini i soldi per le feste, ma non gli chiediamo i soldi per i servizi o per quello che serve. Io voglio essere smentito, perché poi qualcuno dice, ma facendo così è perché ce l'ha in maniera personale. Allora, spiegatemi che cosa ho io di personale. Con il giudice di pace, spiegatemi che cosa ho di personale, qua di chiusa, come è che ha tolto frutticolo, non faccio l'agricoltore, ancora frutta e verdura non è, è tutto questo di personale che io vi ho detto, cioè dove c'è il mio personale. Questi sono i problemi invece del paese, questi sono i problemi che il sindaco dovrebbe affrontare e risolvere, e invece questi sono i problemi che per evitare problemi li chiudiamo. E a così fine. Ascoltate l'intervista. Presidente, siamo sicuri che si è tentato di tutto perché chiude un presidio di legalità. Sì, si è tentato di tutto. Si sono consumati, a parte le riunioni precedenti all'atto di indirizzo votato in Consiglio Comunale, altre due riunioni dove eravamo presenti in rappresentanza dell'intero Assise Comunale, sia io che il vicepresidente Calogero Amoroso. Abbiamo evidenziato quello che prevedeva l'atto di indirizzo, cioè quello di trovare tutte le possibili soluzioni affinché l'ufficio del giudice di pace potesse rimanere aperto. In più abbiamo appreso di una nota da parte dell'ufficio del tribunale che richiedevano l'adeguamento dei locali come cosa imprescindibile per continuare il servizio, cioè parliamo di l'adeguamento all'impianto videosorveglianza, la certificazione dell'impianto elettrico e le porte blindate, che è un costo ovviamente non irrisorio, che ammontava a 30.000 euro circa. Questo va ancora di più a gravare sulla possibilità di tenuta dell'apertura dell'ufficio del giudice di pace. Poi abbiamo affrontato il tema del personale. E anche lì notevoli criticità da parte comunque sia dell'amministrazione di Partinico che di tutti gli altri comuni. E di comune accordo abbiamo stilato un documento dove si evidenziavano, perché abbiamo cercato pure di dividere equamente in percentuale secondo la grandezza dei comuni, di suddividere le spese a cui dovremmo far fronte. E si è visto che le spese sono talmente elevate che comunque nessun comune si può permettere di affrontarle. Quindi con molto dispiacere e rammarico, ma questo credo da parte di tutti, perché l'intenzione non è mai stata quella di poter chiudere l'ufficio del giudice di pace, abbiamo appreso che ad oggi non ci sono le condizioni per poter continuare a tenerlo aperto. Il contenuto del documento, Presidente. Il contenuto del documento è proprio a firma di tutti i rappresentanti dei comuni ricadenti nel territorio dell'ufficio del giudice di pace. Se vuole glielo leggo. Dopo ampia discussione ed esame analitico del prospetto delle spese sostenute e di quelle che necessiteranno per l'adeguamento degli uffici, che vi dicevo, è emerso che rimane irrisolta la questione del personale, poiché nessuno degli enti ha la capacità e la possibilità di fornire almeno due unità di categoria C. Vengono altresì quantificate le spese di mantenimento, gestione, adeguamento e personale. Viene effettuata la ripartizione delle predette spese in percentuale per tutti i comuni. Anche i costi risultano difficilmente sostenibili. Da ciò emerge tra i presenti la presa d'atto dell'impossibilità di mantenere l'ufficio del giudice di pace e ribadisco l'impegno unanime di votare presso i rispettivi consigli comunali la delibera avente oggetto la risoluzione della convenzione e pertanto la conseguente chiusura. Si darà comunicazione al Presidente del Tribunale per gli atti conseguenziali. Già Giardinello aveva dato mandato a quello che era l'incontro precedente rispetto al nostro Consiglio Comunale e aveva già deliberato la revoca della convenzione. Gli altri comuni si sono presi l'impegno a giorni di portare in aula la delibera di revoca. Ma è possibile che non c'è stato proprio nulla da fare? Oggi sono ulteriormente emerse, diciamo in maniera ancora più approfondita rispetto agli ultimi incontri che ci sono stati,
Sono emerse le due problematiche principali, ossia quella legata al personale, alla carenza di alcune particolari figure che devono essere previste all'interno del giudice di pace, e poi in maniera parallela ma non secondaria, chiaramente anche quello legato alla ripartizione dei costi. Ma diciamo il primo problema, diciamo due problemi paralleli che, se non superabili, vista la mancanza in particolar modo di personale adeguato per poter andare a coprire gli uffici necessari, gli spazi necessari all'interno dell'ufficio del giudice di pace. Abbiamo anche fatto una simulazione in relazione ai costi, comprendendo anche chiaramente i costi del personale, ma diciamo questo era un problema ulteriore rispetto a quello primario, che è quello della mancanza del personale. Quindi l'unione di queste due cose ha reso insostenibile e improcedibile il proseguio delle attività dell'ufficio del giudice di pace. Pertanto, in maniera unanime e collegiale, si è stabilito appunto di trasmettere le delibere di consiglio per la rescissione della convenzione e quindi la conseguenziale chiusura dell'ufficio del giudice di pace. Sì, ma è possibile che un presidio diciamo, di legalità e non un comprensorio molto difficile, alla fine, per una questione di soldi, magari se vediamo qualche sagra in meno, e possa chiudere così? Sì, è difficile rispondere a questa domanda, perché effettivamente è un presidio importante, però nello stesso tempo i comuni devono fare i conti appunto con le proprie casse. E devo dire, oggi abbiamo voluto fortemente questo incontro, parlando appunto di costi di gestione, parlando di costi del personale, e renderci conto che effettivamente sono costi che non possiamo sostenere, a partire dal comune, diciamo, principale, che è il comune di Partinico, a finire al comune di Giardinello, e ognuno per le proprie problematiche. E al di là, come diceva il sindaco di Balestrate, della problematica personale, insomma, i costi sono veramente importanti e difficilmente sostenibili. Un tentativo è andato a vuoto, che è successo? No, oggi ci siamo riaggiornati proprio per vedere carte alla mano con i numeri, cosa significava in termini anche economici tenere aperto il giudice di pace, e chiaramente, oltre alla difficoltà per la somministrazione del personale, chiaramente i comuni hanno grossa difficoltà a ripartire la loro percentuale per poter sostenere le spese. Quindi sicuramente il giudice di pace andrà a chiudere, nonostante c'è un grande dispiacere, soprattutto da parte nostra, dell'opposizione, che comunque aveva sollevato qualche perplessità per cercare ovviamente di salvare il salvabile, ma non ci sono gli elementi per poterlo fare. Quindi sicuramente faremo poi un atto di indirizzo in consiglio comunale.